Buonasera, ora vi racconto come sono riuscita a smettere di fumare dopo 38 anni di sigarette. Sono capitata casualmente in tabaccheria quando il rappresentante spiegava il funzionamento di una svapo al tabaccaio, quindi mi sono fermata incuriosita. E ascoltando la spiegazione, così ho acquistato la mia prima svapo, eccola qua. La marca che ho scelto io è questa, si chiama Gic Vape, ma si trovano sul mercato tante marche diverse, tanti prodotti simili fra loro. Io ho cominciato con questa, devo dire, mi sono trovata benissimo, esiste in varie colorazioni. E vi mostro il funzionamento molto semplice, è composta da due parti. La parte superiore è questa pod che viene riempita di liquido, c'è una piccola fessura, eccola qua, con una guarnizione in gomma, la si apre sollevandola e si inserisce poi il liquido attraverso questa fessura. I liquidi di ricarica sono questi, hanno un beccuccio sottilissimo, come potete vedere, quindi è molto semplice ricaricare il pod con il liquido. Una ricarica dura mediamente 24 ore, almeno per quanto mi riguarda. Per caricarla basta inserire qua sotto, come vedete, c'è una presa comune da iPad. Servono poche ore per ricaricarla e ha una durata anch'essa di circa 24 ore, poi chiaramente dipende dall'utilizzo che ne fate. Ecco qua, e si reinserisce il pod in cima. Quindi l'idea è quella di cominciare con un grado di nicotina contenuto nel liquido di ricarica alto per poi scalare gradualmente e ridurre il grado di nicotina fino a portarlo a zero, almeno questo è quello che ho fatto io e mi ha consentito di raggiungere il mio obiettivo in circa 2 mesi senza grossi sacrifici, diciamo così. I gradi di nicotina dipende dalle aziende, dai liquidi di ricarica. Io per esempio ho utilizzato questo, si chiama Dea Liquids. Eccola qua, è un'azienda che ha un catalogo vastissimo, come potete vedere, ci sono un'infinità di gusti, davvero tantissimi, e ci sono dei gradi di nicotina che partono da 18 e poi ci sono i 14, i 9, i 4 e 0 assoluto. Io con grande soddisfazione posso dire di essere arrivata a zero. Poi ho provato anche altri tipi di ricariche. Adesso, per esempio, sto utilizzando questa Boca Aromatic, eccola qui, al gusto cocco e banana. A me piacciono i gusti dolci, ma in realtà ci sono tantissimi gusti a base di tabacco, veramente tanti. Quindi io posso concludere dicendo che ho utilizzato questo metodo, mi sono trovata molto bene, questo mi ha aiutato affinché lo stacco, diciamo, fosse graduale e non traumatico. Mi sono abituata quindi un po' alla volta a rinunciare alla sigaretta. Questa è stata la mia esperienza. Quindi sono soddisfatta di esserci riuscita. Soprattutto speriamo di mantenere nel tempo il risultato, il risultato ottenuto. E spero anche che possa essere di esempio, di aiuto a qualcuno di voi che magari intende smettere di fumare. Ciao!